Nei giorni in cui stiamo registrando ricorre il terzo anniversario della pandemia da Covid-19. Questa ricorrenza funesta per la società tutta ha colpito particolarmente le parti della società un po' più fragili, un po' più deboli. Mi riferisco in particolar modo all'infanzia, alla preadolescenza e all'adolescenza. La perdita di routine e di abitudini ha rappresentato un grave problema rispetto al percorso evolutivo dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Perché? Perché i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di avere abitudini e consuetudini per sviluppare i loro step evolutivi fondamentali. Qui mi riferisco in particolar modo a tutta quella serie di disturbi, disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, disturbi dell'apprendimento, episodi di rabbia e in particolare rispetto ai più grandi episodi di autolesionismo. La curva che ha descritto il numero di contagiati, il numero di morti durante la pandemia, la curva esponenziale può descrivere allo stesso modo il numero degli aumenti, degli episodi di autolesionismo e dei tentativi di suicidio che hanno riguardato l'adolescenza. Gli studi e le ricerche già dopo il primo anno ci raccontavano che per la prima volta nella storia italiana sono stati occupati i reparti di neuropsichiatria infantile dagli adolescenti che avevano cercato di togliersi la vita o che stavano comunque male. In particolare per l'infanzia abbiamo potuto osservare l'aumento di paura, irrequietezza, episodi di violenza anche in ambito domestico, l'aumento di dipendenza da sostanze e anche dai dispositivi tecnologici, e questo ha comportato un grave danno perché gli esperti in ambito della psicologia evolutiva e della pedagogia ci dicono che alcune di queste conseguenze saranno difficili da recuperare nel tempo che verrà, e altre invece che hanno un carattere reversibile ci confermano e ci dimostrano che nel momento in cui consideriamo l'età di un bambino o di una bambina, la sua età anagrafica non corrisponde all'età evolutiva. Perché? Perché sono venuti a mancare degli step fondamentali che permettono al bambino, alla bambina, di sviluppare il suo percorso naturale dal punto di vista evolutivo. Successivamente al tempo della pandemia, che speriamo di esserci lasciati alle spalle, si sono uniti i tempi della guerra, che hanno portato anche lì, in quel caso, a un'esposizione frequente dell'infanzia a situazioni di grave violenza, soprattutto nei primi giorni. Di fronte a questa situazione si tratta di capire quali sono le mosse giuste da fare. E le mosse giuste per quello che riguarda le famiglie e per quello che riguarda poi i figli all'interno delle famiglie. Nel primo caso, la mossa più importante che i genitori devono considerare è quella di rifuggire da ogni forma di isolamento a cui questi tempi un po' ci hanno portati, quasi ci hanno un po' condizionati, ci hanno un po' condotti, ecco. E qui mi riferisco in particolar modo alla necessità di uscire fuori di casa, di incontrare altri genitori. Ci sono tante realtà nei territori della regione Piemonte, delle varie città, delle varie comunità. E mi riferisco in particolar modo alle risorse preziose dei centri per le famiglie, delle case di quartiere, delle parrocchie, degli oratori, dell'associazionismo. Tutte risorse che permettono ai genitori di incontrarsi e di vincere la paura e la solitudine, e permettono di attivare una funzione importante della gestione dei propri figli, che è quella del confronto con altri genitori che hanno le stesse fatiche, le stesse paure e una condizione assai simile. E per quello che riguarda invece i bambini e le bambine, si tratta di fare delle mosse giuste per andare a contrastare quei fenomeni di isolamento sociale e di paura sociale che sono sempre più frequenti. E qui in particolare mi riferisco alla possibilità di attivare forme nuove di socialità, forme nuove di fratellanza e di sorellanza che superano lo stretto cerchio familiare, per incontrare coetanei, vicini di casa, per fare delle cose con loro, attività sportive,
ma spesso attività laboratoriali, ma spesso queste attività vedono la presenza di un adulto al centro delle relazioni. Si tratta invece di ripensare a forme nuove di socialità, forme nuove che permettono ai bambini di avere dei momenti di gioco spontaneo e fra coetanei, senza una presenza asfissiante o centrale dell'adulto.